Berlusconi assicura che il governo è molto unito e durerà parecchio tempo. Il premier risponde così a chi scommette che questo governo non durerà 5 anni e sdrammatizza le prese di posizione di Umberto Bossi. Bossi aveva esternato infatti una opinione molto vicina a quella di Walter Veltroni proprio sulla durata del governo, ma secondo Berlusconi si è trattato di uno dei soliti scherzi del leader della Lega Nord. Cioè, ogni tanto ama divertirsi e quindi è solo quello, perché invece posso confermare che c'è grandissima unità all'interno del governo. Berlusconi si sofferma anche sull'analisi dei sondaggi che vedono la fiducia del governo in salita e la fiducia verso la magistratura in calo. Però è il portato di quello che succede da parte di una corrente piccola magari della magistratura, che tuttavia non è mai doma e quindi che ancora continua a cercare di sovvertire il risultato del voto attraverso una serie di azioni che partono dal 92 e che ancora sono in atto. Intanto i magistrati hanno proclamato uno stato di agitazione. Sentiamo l'intervista rilasciata al TG1 da Luca Palamara, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati. Oggi abbiamo un problema. Il processo non funziona e su questo terreno noi abbiamo inteso dialogare con la politica. Viceversa, abbiamo dovuto constatare come l'adozione di determinati provvedimenti, quali il blocco dei processi, determinate disposizioni sulle intercettazioni, da ultimo il taglio alle spese della giustizia e la riduzione degli stipendi, scongiurata nella sua versione iniziale grazie all'intervento del sottosegretario Letta, hanno di fatto portato il sistema su una strada completamente opposta. I cittadini devono sapere che determinati reati che li riguardano, quali i processi per rapina, i processi per estorsione, i processi per omicidio colposo, nei quali i cittadini possono essere persone offese, non potranno essere celebrati, anche se sono prossimi alla definizione. Ritengo che il problema sul quale oggi dobbiamo interrogarci in realtà è la perdita della credibilità nei confronti della giustizia. Negli ultimi tempi, purtroppo, la politica si è concentrata più che su una riforma della giustizia, su una riforma dei giudici. È questo che oggi noi chiediamo. È colpa della politica? Noi oggi chiediamo alla politica di invertire la rotta, perché che la giustizia funzioni è un argomento che non riguarda solo i magistrati, ma riguarda i cittadini.